Ieri e oggi sono state giornate febbrili in cui si sono accavallate moltissime informazioni. Oggi abbiamo avuto un incontro, tutti i sindaci di Friuli Venezia Giulia, Udine, con il presidente Fedriga, con il responsabile della protezione civile, ed è stato sostanzialmente chiarito che questi provvedimenti che sono stati messi in campo e che metteremo in campo, ed è una buona notizia, sono provvedimenti di natura prudenziale, preventiva. Non c'è alcun caso di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, neppure si ha il sentore che qualcuno possa averlo contratto. L'obiettivo che ci poniamo è quello di evitare che qualcuno possa entrare in contatto con un contagiato, evitare gli ammassamenti di persone, la concentrazione di persone, fare in modo sostanzialmente di rendere la vita difficile a questo virus particolarmente aggressivo. Le informazioni che sono state date anche dalla Direzione Centrale della Sanità sono notizie incoraggianti. Questo virus è sì, è un virus che si diffonde con grande velocità ed è molto aggressivo, ma è anche vero che il numero di persone che devono poi ricorrere alla terapia intensiva è francamente esiguo rispetto al numero dei potenziali contagiati, si parla intorno al 5%. Allora, perché tutte queste misure? Per fare in modo di evitare di intasare le eventuali strutture sanitarie, cioè. Se abbiamo 50-60 posti letto, dito il numero di case di terapia intensiva in una regione, non possiamo avere 200-300 casi. Dobbiamo fare in modo di evitare che questo possa accadere. Rispetto all'ordinanza generale, all'accordo cioè tra il Ministero della Salute e la Regione siglato ieri, i comuni devono prendere provvedimenti di buon senso per non creare allarmismo e per non spaventare le persone, perché, come avete visto, c'è stata la corsa ai generi alimentari, alle farmacie, alle mascherine, talvolta con un utilizzo improprio anche di queste mascherine. E allora dobbiamo mettere in campo degli strumenti che siano sì di mitigazione, di tamponamento rispetto a quello che può essere diffuso nel virus, ma senza creare allarme, senza generare isterismo. Per cui, per quanto riguarda il comune di Pordenone, è confermata fino al 1° marzo, secondo l'ordinanza generale, la chiusura delle scuole. Ci aggiungeremo la chiusura delle strutture sportive di proprietà comunale, quindi non ci saranno gli allenamenti, a cui si aggiungerà ovviamente, questa è sempre cultura dell'ordinanza, il divieto, il blocco di ogni manifestazione, quindi di assemblamento di persone, che siano manifestazioni sportive, culturali, aggregative, ludiche di qualsiasi natura. Conseguentemente il teatro, le sale della biblioteca, i musei saranno chiusi per impedire che le persone si possano incontrare, soprattutto se sono persone che non conoscete o persone che provengono da altri comuni o da altre province, addirittura da altre regioni, per non parlare poi delle zone più sensibili. Ci sono nel sito internet della Protezione Civile, nel sito internet della Regione, nel sito internet del Comune tutte le informazioni indispensabili anche di natura preventiva. Per esempio, oggi ci è stato ripetuto più volte che lavarsi accuratamente le mani, accuratamente, quindi non in maniera superficiale, è assolutamente importante. Un'altra questione fondamentale è che se avete dei sintomi influenzali, di non recarvi dal medico di base o di recarvi al pronto soccorso, ma di chiamare al telefono il medico di base o il 112, dicendo che avete la tosse, la febbre e conseguentemente poter attivare i protocolli per il controllo della vostra situazione, fare una diagnosi e fondamentalmente poi capire come intervenire. Tutto questo funzionerà fino al 1° marzo. Questo perché? Perché dobbiamo vedere se la situazione si evolve o involve. Dipendentemente dalle condizioni generali, vi daremo altre informazioni. Non chiuderanno le attività commerciali, non chiuderà il mercato, che sono state considerate nel protocollo generale tra Stato e Regione attività importanti, visto che non ci sono casi di coronavirus, importanti per i bisogni primari, quindi la necessità di fare la spesa, di fare il proprio approvvigionamento periodico. Quindi il mercato è confermato, così come sono confermate le aperture dei negozi. Vi invito infine a tenere un atteggiamento di puro buonsenso. Se non è indispensabile uscire o fare le feste di compleanno, o se dovete incontrare gente che non conoscete, cercate di evitarlo. Meno siamo numerosi negli incontri che facciamo, più daremo filo da torcere a questo potenziale virus. Anche se, lo ribadisco, lo sottolineo, non ci sono casi ancora conclamati, incrociamo le dita che non ce ne siano, di conclamati in Friuli Venezia Giulia.